Tovaglioli, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Divertiamoci con le tovaglie. Io sono Elisa. E io sono Annie. E insieme siamo il Club della Tovaglia. Benvenuti a questa nuova puntata del Binomio Imperfetto. Ma prima di passare alla presentazione dei nuovi giochi, volevamo ringraziare. Siamo a 140 iscritti, quindi applauso ai nostri 140 iscritti. Per il coraggio, grazie per seguirci così. E per premiarvi abbiamo deciso di non presentarvi un solo gioco, due giochi. Per fortuna vostra sono piccoli e si spiegano in due minuti. Parole. Oggi parliamo di un binomio che in realtà è perfetto, è qualcosa di meraviglioso. Sono due passioni che legano tantissimo i giocatori da tavolo con appunto, cosa sto dicendo? Con un'altra passione, comunque insomma è una passione che... Diciamo che di solito a chi piace un giochi da tavolo piace molto anche quest'altra cosa, sì, di cui adesso andremo... L'armonica. I giocatori da tavolo piace tantissimo anche... Sì. Vabbè ragazzi, prima di discutere questa cosa... se non facciamo le figure non siamo mica tanto contenti. Senti, guardate la tovaglia, è bellissima, bellissima la tovaglia. Tovaglia stupenda, di quelle che ti stordiscono un attimino. Giusto per distogliere l'attenzione da quello che ha appena detto Lisa. E ragazzi, vi presentiamo il nostro binomio imperfetto di oggi, che si chiama Lego e giochi da tavolo. Yeah! Dunque, prima di passare alla spiegazione dettagliata del gioco, vi spieghiamo un attimino di che cosa si tratta. Questa è una serie che la Lego ha creato, e non soltanto per gli appassionati dei Lego, ma anche per gli appassionati di giochi da tavolo, e sono, in questo caso, noi parliamo ovviamente sempre di giochi che noi abbiamo in collezione. Ci sono tantissimi altri titoli, qui ad esempio ce ne sono alcuni, la famosa serie eroica. Più grandi, questi sono grandi, diciamo quelli mini. Minotauro. Con un prezzo anche più accessibile, perché diciamo che di solito hanno dei prezzi, visto che unisci anche i Lego ai giochi da tavolo. Ha un prezzo abbastanza elevato, sì, esatto. Sì, però questi hanno dei prezzi accessibili e sono molto piccoli e facili da spiegare. Nello specifico, questi ricalcano due meccaniche ben note a tutti i giocatori da tavolo, ma non solo quelli esperti, che sono, nel caso specifico, il Forza 4 e il Memory, diciamo così, sì. Una sorta di Memory. Adesso vi facciamo vedere bene queste scatoline, tirala su, la facciamo vedere. Questo si chiama Ramses Return, tadan, e Monster 4. È il Monster 4. Eccoci qua. Adesso andremo... Quale scegliete? Adesso lo diranno. Hanno scelto prima questo. Va bene, spieghiamo Monster 4. Quindi adesso andiamo nel dettaglio a spiegarvi Monster 4. Eccoci qua ragazzi, vi presentiamo Monster 4. Apriamo la scatola, vi facciamo vedere che cosa c'è all'interno. Poi ovviamente Elisa passerà ad indicarvi più o meno le caratteristiche del gioco. Diciamo che per comodità noi l'abbiamo... Che pacco! Le dice, tue notifiche. Obi-Wan Kenobi. Allora, l'abbiamo già montato ovviamente, però c'è qualche pezzo che ovviamente nella scatola si stacca, quindi Lenny provvederà. Potete notare comunque che la plancia è praticamente montata. Noi amiamo a dismisura i Lego, ne abbiamo una collezione abbastanza interessante nell'altra stanza, che qui non vi possiamo far vedere ovviamente, quindi per noi questo è un binomio più che perfetto, ecco. Allora devi postare... Questa è la plancia di gioco, è la riproduzione di un cimitero ed è già bellissimo così, con le fiamme e quei fantasmini. Abbiamo all'interno un dadino Lego, che è lanciato fuori dallo schermo, di stupendo. Poi abbiamo un personaggino molto interessante, che è il ragno malefico nero, che è questo. Appoggiamolo momentaneamente vicino al dado. E poi ci sono le pedine giocatore. Ad esempio noi andremo a giocare, io con il verde, che sono... Crack. Eccoli qua, sono dei mostriciattoli. Mostri sono. Un po' più giù, ecco. Questo non so se si A me dammi le zucche di Halloween. È davvero carino. Ci sono, esatto, le zucche di Halloween, che sono queste qui arancioni. Qui è mio il verde. Smettila di toccarlo. Ecco le zucche di Halloween.
Quindi giocheremo con una sorta di Frankenstein e zucche di Halloween. Mm-hmm. Riproducono un po', diciamo, a grandi linee delle caratteristiche ben note nei film horror. Allora, qua manca uno scheletro. Eccoli qua. Allora, le pedine sono queste, sono quattro a giocatore. Quattro. Noi adesso quattro. Non giochiamo con i licantropi e i diavoli, li lasciamo fuori perché si gioca fino in quattro. Questi sono degli extra. Allora, spieghiamo velocemente il meccanismo del gioco. Allora, si parte proprio col cimitero vuoto. Lo scopo del gioco è fare forza 4, quindi forza 4 è un altro gioco, però devi fare una fila di 4 mettendo appunto in diagonale o in verticale o in orizzontale i tuoi 4 mostriciattoli. A nostro turno dobbiamo lanciare un dado. Se capita il dado con la faccia grigia, chiaro, devi mettere un tuo mostro su una qualsiasi casella tomba di colore chiaro. Facciamo vedere se il capita colore. Se capita il grigio scuro, che è questo qua, devi piazzarlo invece su una qualsiasi tomba grigia. Se capita infine questi qua, il jolly, tu piazzi invece uno scheletro e lo puoi piazzare in qualsiasi posizione. Attenzione, perché farà da jolly per qualsiasi giocatore, quindi ti potrà aiutare, ma potrà aiutare anche l'avversario a fare forza 4. Infine, se capita questa qua, voi potete posizionarlo in una qualsiasi casella del cimitero. E come ultimo dado, come ultima faccia, abbiamo il bianco, che è sbagliato, il bianco è quello che ti fa mettere lo scheletro. Il jolly invece è quello che ti fa sostituire una tua pedina con quella di un altro colore. Quindi, per esempio, Lenny, se le capitasse questo, metterebbe la sua pedina al posto della mia o di qualsiasi altro colore. Quindi, ripetiamo, il bianco vi fa mettere lo scheletro jolly, questo invece vi fa sostituire una pedina. Poi c'è il nero invece fa apparire il ragno, che perde la zampa. Il ragno va posizionato in una delle quattro zone del cimitero, zona 1, 2, 3, 4, e fa scappare tutti i mostri da quella zona, tranne gli scheletri che non hanno paura del ragno. E ci si piazza proprio così, nel senso che se in questa dovessimo trovarci in questa situazione qui, piazzando il ragno qui, il giocatore arancione, il giocatore verde perderebbe. No, se lo piazzi, le zone sono o questa, quindi piazzandolo qua nella situazione di prima, cioè non riusciamo manco a spiegare sto gioco che c'ha due regole, schifo, ma questo qua va a spaventare solo me, se si mette qua invece spaventa te, va a spaventare solo una delle quattro zone. Esatto. Era un esempio. Vince chi fa forza 4. E dai, un esempio, un 4 di là, un 4 di là. Vabbè, io ho sbagliato alle facce del dado, tu hai sbagliato. Facciamo finta che l'avete capito, dai. Facile, no? Molto bellino, semplice, adorabile. In realtà è molto carino questo gioco. Abbiamo scazzato le regole, ma l'avete capito. Hai detto una parolaccia. No, non è una parolaccia. Comunque, ragazzi, passiamo al prossimo gioco. È il primo gioco. Questo è molto 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 bellino e adatto a tutti, se vi ricordate le facce del dado. Se ricordate le facce del dado, se capite esattamente quali sono, ovviamente. Dai, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, comunque sono. È bellissimo, ragazzi, cioè comunque sono i Lego, si sta smontando tutto quanto. Stai ferma con quelle mani. Lo rimettiamo nella scatolina pari così. Lanciamo i componenti. Tac. I componenti vanno tutti all'interno. Il ragno ha perso altre 12 zampe. Zampe. E adesso passiamo, eccolo qua, vi facciamo vedere bene la scatola. Ta-da! E passiamo a il grande Vince che ci passa tutto. E oggi Vince è il tutto fare, perché sì. Manca non abbiamo l'assistente, la regia, salutiamo la Melissa. Ciao Meli. Ramses Return. Yes, yes, you can, yes, we can. Apriamo la scatola di Ramses Return. Ci sono ovviamente. C'è il regolamento di quell'altro gioco, ecco perché non ce lo ricordavamo. Perché molto bene, ma è tutto a posto. Ma c'è anche il regolamento di Ramses, ecco. Ovviamente. Allora, ragazzi, guardate un po'. Voilà. Io! Questo è già montato. Questo è già montato, ed è molto carino. Mancano i due tesori inestimabili. Che li mettiamo qui. Vanno messi in quella casella. Ma al contrario. Devi metterglielo dal loro lato, sennò non vedono una cippa. Un attimo, guarda. Dal loro lato? Dal loro lato. Ma devo farvi vedere l'entrata al tempio. Di cosa rappresenta questo gioco? È una piramide. È un tempio egizio. Maledetto. È un tempio maledetto all'interno del quale si possono trovare
delle mummie? Non so, noi siamo quattro avventurieri. Quattro? In realtà siamo due, eliminiamo le due. Non c'è il verde, quindi questa cosa un po' mi disturba. Userò il rosso. Va bene, allora io prendo il blu. Allora, userò il rosso. La partenza dei giocatori è la casella centrale. Quale caselle sono? Attenzione, Annie. Queste. Queste, insomma, tutte le zone vuote oppure queste qua dove non è presente la campana. Okay. All'interno di queste campane sono nascosti i cristalli di questi colori. Quindi ce n'è nascosto uno viola, una verde, uno giallo, bla bla bla. Questi invece sono i tesori inestimabili che rappresentano oggetti in oro. Il nostro scopo è riuscire a collezionare e quattro oggetti in oro o tre, non mi ricordo. Beh, adesso non è importante, dai. No, qua bisogna essere precisi. Ma non c'è problema. No, comunque, tanto che lei legge, vi faccio chi vince, vedere. Vince chi raccoglie tre diversi tesori inestimabili. Abbiamo... Quindi non importa averli tutti, l'importante è avere, che so, il calice, questo e questo. Abbiamo anche qui un dadino meraviglioso, sempre gommato. E qua invece del ragno abbiamo la mummia. La mummia malefica. Nel nostro turno noi dovremo lanciare il dado. Mi raccomando, al dado. Esatto. Che cosa succede lanciando il dado? Se voi non avete all'inizio del gioco, non avete nessun cristallo, dovrete lanciare il dado e in base al colore che vi viene dovrete cercare di indovinare o di ricordarvi, se è già successo, dove c'è il cristallo verde. Così proprio. Io prendo questo, il giallo, ta-tan. Non c'è il non cristallo. C'è. Allora io cosa faccio? Questo lo posso mettere qua o rimettere qua. Che so, decido di spostarlo qua. Perfetto, non mi muovo perché non c'è il mio colore, altrimenti potevo spostarmi di due caselle. Tocca a te, vai. Proverò a lanciare. Ecco, eccolo mummia, qua, figurati. La mummia si sposta di tre caselle. Se la mummia ti prende e ti maledice, tu fai cadere nella casella dove ti ha preso la mummia un tesoro inestimabile. In caso tu non abbia un tesoro inestimabile, un cristallo se tu eri riuscito a raccoglierlo. Quindi muovi la mummia di 3. La mummia la muoviamo di 1, 2 e 3. Tac, la mettiamo qui. Esatto. Dopodiché si continua a giocare. Se per caso uno becca il cristallo che c'è, questo per esempio dice che posso trovare o un arancione o un rosso. Vediamo se ho fortuna sto giro. No. Il verde sappiamo dov'è. Allora, mettiamo caso che a Lenny ricapiti il verde. Cosa farà? Se è stata abbastanza attenta nel gioco, che è una specie di memory, aprirà il cristallo verde e quindi potrà muoversi di due caselle. Adesso, lei potrà muoversi di due caselle ortogonalmente adiacenti, non può muoversi in diagonale. Le converrà cercare di avvicinarsi o verso un cristallo o verso uno dei tesori inestimabili, perché se finisce su un cristallo, facciamo finta che sia finita qua nei turni successivi, lei dopo ha per sempre questo cristallo e vuol dire che tutte le volte che capiterà il quadrato col cristallo del suo colore, lei si potrà muovere senza fare il giochino di cercare il cristallo, tutto lì, tutto qua. Il gioco è questo. Perfetto. Peculiarità di questi giochi, tra l'altro, è noi vi abbiamo spiegato le regole base, ma in realtà lo stesso regolamento dice che voi potete cambiare le facce del dado come volete e decidere le regole sul momento. Quindi potete decidere, per esempio, che quando lanciate la mummia, che so, si sposta di 5, voi vi potete muovere di 3, oppure che i cristalli fanno un altro tipo di combinazione. Insomma, ogni gioco è modificabile secondo le vostre esigenze. Infatti è un gioco della Lego, quindi lo puoi montare in realtà anche come ti pare, perché è già bello così il fatto di dover montare l'intera plancia. Quindi ragazzi, secondo noi questo è un binomio perfetto, perché Lego e giochi da tavolo si sposano alla perfezione. Adesso noi conosciamo soltanto questi due titoli perché magari gli altri fanno cagare. No, sappiamo di una serie, si sta spostando tutto, sappiamo di una serie eroica, si chiama appunto Lego Eroica, il Minotaurus. C'è Pyramid, che è la versione grande di questo, un po' diversa. Ce ne sono tantissimi, se dovessero ricapitarci o capitarci tra le mani, ovviamente non ce li faremmo sfuggire. Questi li abbiamo trovati, in effetti, per puro sono caso. Chicche sono chicche che potete avere in collezione, ma anche giocarci, quindi per ogni tanto ce li siamo portati in giro noi, mentre aspettavamo da qualche parte, sì. Ci siamo portato uno in giro per giocarci. In tavoli con chiunque. Molto bene ragazzi, questo è il nostro nuovo binomio, questa volta perfetto. Vi ricordiamo che la prossima volta ci sarà l'ultima puntata del binomio imperfetto. Siamo quindi giunti alla quinta, cioè la prossima sarà la quinta puntata. E ci sarà una chicca. Quinta e ultima puntata, non anticipiamo niente. No, ma sarà una gran chicca.
Mi raccomando, ragazzi, continuate a seguirci. Arriviamo almeno a 150 iscritti. Cerchiamo di arrivare a 150 iscritti. 200, dai, 200. Cerchiamo di puntare un pochino in alto. Puntiamo in alto. Iscrivetevi al canale, seguiteci sui social, sulla pagina Facebook, su Instagram. Pubblichiamo, oltre a questi giochi, pubblichiamo quasi quotidianamente dei giochi di ultima uscita e di cui diamo le nostre umili opinioni. Se volete seguirci, sapete dove trovarci. Intanto, buona serata e buon gioco. Non ci insultano? Supportateci, supportateci, insultateci. No, comunque seguiteci. Noi siamo pace e amore con tutti, ragazzi. Ciao e buona serata.